quest'anno il 70esimo, ma è giusto ricordarlo, come ha detto Mariella, che non sia un avvenimento straordinario, quindi sì, bisogna ricordare la nostra storia proprio per trarre insegnamento e proprio affinché certe cose non succedano più. E noi il nostro contributo lo diamo con le canzoni popolari che riguardano la Resistenza. E la prima canzone che facciamo la vogliamo dedicare proprio a chi è morto per la nostra libertà e che ha dato la vita contro il nazifascismo. E l'emblema di questo essere umano con questi valori forti è il partigiano, quindi la canzone è Il Partigiano. Il bersagliere a 100 penne e l'albino ne ha una sola, il partigiano ne ha nessuna e sta sui monti a guerreggiar, il partigiano ne ha nessuna e sta sui monti a guerreggiar. Là sui monti vien giù la neve, la bufera dell'inverno, ma se sono soprattutto canti con dei testi naturalmente nuovi, ma fatti su canzoni precedenti, su canzoni magari della prima guerra mondiale, su canzoni anarchiche. E la prossima canzone, appunto, che è Quei briganti neri, proprio Quei briganti neri si identifica subito che cosa è stato il fascismo, deriva da un canto anarchico che ricordava Sante Caserio, che è stato quell'anarchico che ha ucciso il presidente francese nel 1894-95, Sabi Carnot. Quindi il canto è E quei briganti neri. E quei briganti neri m'hanno arrestato, in una cella oscura m'han gettato. Mamma, non devi piangere, è la mia triste sorte, piuttosto di parlare vado alla morte. Mamma, non devi piangere, è la mia triste sorte, piuttosto di parlare. Quando mi portarono alla tortura, legandomi le mani alla catena. Legate pure forte le mani alla catena, piuttosto di parlare, torno in galera. Legate pure forte le mani alla
mi portarono in tribunale, dicendo se conosco il mio pugnale. Sì, sì, che lo conosco, hai manico rotondo, nel cuore dei fascisti lo gettai a fondo. Sì, sì, che lo conosco, hai manico rotondo, nel cuore dei fascisti lo gettai a fondo. E quando l'esecuzione fu preparata, fucili e mitraglie eran puntati. Non si sentiva i colpi di mitraglia, ma si sentiva un grido, viva l'Italia! Non si sentiva i colpi della fucilazione, ma si sentiva un grido, rivoluzione! Non si sentiva i colpi della fucilazione, ma si sentiva un grido, rivoluzione! Contributo a questa iniziativa raccontando anche qualche vicissitudine nostra che riguarda il fascismo. Il gruppo I Giovani Cantati è nato, questa è già vecchia questa maglietta, 40 anni fa, 40 anni fa era l'anno scorso, 41 anni fa, e fin dall'inizio, fino a pochi anni fa, cantava con noi una signora, una donna, la Genia, era del 14, era quindi che ha vissuto l'avvento del fascismo, e quando le si chiedeva ma tu che cosa ti ricordi del fascismo, lei non stava lì a raccontare ma cantava una canzone. Questa canzone è Quando Bandiera Rossa si cantava, e questa canzone l'ha sentita anche, per la stessa risposta l'ha data anche a Bernardo Bertolucci quando è venuto a Piadane, doveva fare il film 900 e quindi a chiedere informazioni, a chiedere materiali sulle civiltà contadina, e quando ha sentito appunto questa signora, la Genia, ha voluto inserire Quando Bandiera Rossa anche nel film 900, quindi anche una parte della nostra storia è dentro in questo film per noi molto importante, che parla della storia della nostra realtà, del nord Italia, delle campagne cremonesi, mantovane ed emiliane, e quindi Quando Bandiera Rossa rimane nella storia non solo delle persone che vanno avanti a cantare queste cose, ma rimane nella storia perché è anche dentro in un contesto molto importante. Quando Bandiera Rossa si cantava. Quando Bandiera Rossa si cantava, 30 franca all'ora se ciapava, e adesso che si canta giovinezza, se casca in terra dalla debolezza. Balà balà benito, teme c'ha va pulito, teme calà la paga, teme crescito il vito. Balà balà benito, teme c'ha va pulito, teme calà la paga, teme crescito il vito. È nato a Calvatone nel 74 e adesso vabbè, ci fanno parte principalmente la composizione di Tessina Cremonese, poi c'è qualcuno di Piadena, c'è anche qualcuno di Cremona, abbiamo anche un sardo, e quindi è un gruppo quasi internazionale. A Calvatone nel 22 è stato ucciso un fascista dal nome di Neo Cremona, detto Cremonin perché era piccolo di statura. Questo qui era il comandante della 14ª zona dei fasci di combattimento ed era famoso perché era quello che organizzava le squadre che andavano a manganellare
i compagni antifascisti a dare l'olio di ricino a chi non era integrato nell'avvento del fascismo. Tra l'altro, poco prima che lo ammazzassero, era andato a Bozzolo a sputare in faccia ad un deputato socialista, quindi forse questo è stato, diciamo, il fatto scatenante che ha fatto organizzare poi la sua uccisione. E la sua uccisione è venuta in pieno giorno, una domenica pomeriggio, da parte di uno che non conosceva il paese, quindi Calvatone ha diversi vicoli chiusi, è scappato in un vicolo, poi è saltato in un altro, con uno stratagemma è riuscito poi a fuggire e a ritornare a casa. E noi abbiamo raccolto appunto le testimonianze di chi ha vissuto questa storia, questo avvenimento, e abbiamo fatto una canzone proprio dal titolo Cremonì. Era ogni fera venustaria e era belle adreanda ca le salta fera pim pum pam morte al fascismo e il Gasparà scape a ca scape alla svelta o oh, amdoni vece pultin sare se yes purtone finestri in piazza Iama sacremuni in mano il giva dori ulteli e in testa il giva anvec capel ciapan via sul male rastu salta in denater stupanca quel scape a ca scape alla svelta o oh, amduni vece pitin sare se yes furtone finestri in piazza Iama sacremuni o oh, buona duna che si de che disimindua pedi passa in piazza Ghedi pastise i se massa su un furester pure sandaca scape a ca scape alla svelta o oh, onduni vece pultin sare se yes purtone finestri in piazza Iama sacremuni tutti i fascisti in paesi la circa ma lui le belle adrean da ca se mai savi chi l'era e salvava se mai savi da dove le riva scape a ca scape alla svelta o oh, onduni vece putin sare se yes furtone finestri in piazza Iama sacremuni vergumma dit che anquel mes prima col treno a Bozzolo arriva al socialista per fancumissi e cremuni in faccia il gaspuda scape a ca scape alla svelta o oh, onduni vece putin sare se yes furtone finestri in piazza Iama sacremuni ai funerai prese in fascisti in bicicletta e arriva manaduna de Calvaton tutti li redi la gasbusa scape a casa